Allora, discutiamo di genetica e vediamo come si compilano le tabelle per poter rispondere a dei quesiti abbastanza complessi in quest'ambito. Riporta, aiutandoti con una tabella, i figli che possono avere, e in quale rapporto saranno questi figli, due genitori dei quali, allora, andiamo a vedere. Uno è un padre daltonico. Padre daltonico, siccome il daltonismo viene portato sul cromosoma X, il cromosoma sessuale X, vuol dire che il padre ha un cromosoma X deteriorato, diciamo così, un cromosoma X con un problema, un difetto che esplica quindi che porta alla malattia del daltonismo. E l'altro carattere, l'altro cromosoma è sicuramente una Y per essere maschio, quindi questo è il papà. E inoltre si dice che questo padre ha un gruppo sanguigno eterozigote A. Eterozigote vuol dire che sicuramente è gruppo sanguigno A. Ma se è eterozigoto non ha una seconda, altrimenti avremmo detto omozigoto, ma ha un gruppo 0. Il gruppo 0, ricordiamo, è recessivo, quindi il fenotipo, cioè quello che noi vediamo, sarà gruppo sanguigno A, ma il genotipo, ciò che non vediamo, ma la combinazione dei due caratteri arrivanti uno dal papà e uno dalla mamma, saranno A e 0. Bene, questo si incrocia con una madre portatrice sana per il daltonismo. Portatrice vuol dire che ha una X che porta al daltonismo e una X sana. Quindi tecnicamente questa donna sarà sana, non sarà daltonica, ma porta dentro di sé un carattere che, essendo recessivo, non si esplica, si dice, cioè non si vede nel fenotipo. Quindi la donna, ripeto, è sana, ma è portatrice, porta il carattere deteriorato, diciamo, il carattere ammalato. E inoltre al gruppo sanguigno AB, per essere AB, siccome sono codominanti, sono il gruppo sanguigno A e il gruppo sanguigno B sono entrambi dominanti, quindi si dice codominanti, vuol dire che sono entrambi così. Allora, noi questa situazione qua possiamo riportarla nel papà. Ho riportato qui questo carattere, l'ho riportato qui, e quello della mamma l'ho riportato qui sotto. Bene, andiamo a vedere che tipo di cromosomi può dare il papà e che tipo di cromosomi può dare la mamma. Lo spermatozoo, come sappiamo, ha 23 cromosomi, non 46. Quindi il papà potrà dare solo uno di questi due caratteri legati al sesso, e uno di questi due caratteri legati al sangue, al gruppo sanguigno. Quindi ammettiamo che dia, qui si tratta di fare degli esempi, no? Dei casi. Quali casi sono possibili? La X ammalata con la A, X ammalata con la A. La X ammalata con lo 0, X ammalata con lo 0. La Y, quindi per avere un maschio, la Y collegata con la A, e la Y collegata con lo 0. Queste sono le combinazioni, quindi uno di questi due con uno di questi due. E abbiamo qui le varie possibilità. Per la femmina invece abbiamo una X ammalata, l'ho riportata qui in fondo, X ammalata con la A e X ammalata con la B. Qui ho sbagliato il dato, scusatemi. X ammalata con la A e X ammalata con la B. Altrimenti, quindi X ammalata con la A e X ammalata con la B. Altrimenti la X sana con la A o con la B. X sana con la A e con la B. Quindi, ripeto, soltanto uno dei due caratteri viene trasmesso nella cellula uovo della madre. Quindi alla fine ci troviamo una tabella di questo tipo. Qui non sto troppo tempo a spiegare tutto nel dettaglio perché l'ho già spiegato in un altro video. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa succede nel DNA di questi figli. Questo figlio avrà una X, partiamo dal papà, X ammalata e una X sana dalla mamma, A e A. Qui avremo X, Y e AA. Qui avremo X, X ammalata, A0. Qui avremo X e Y, quindi un maschio, A e 0. Procediamo con gli altri casi. X ammalata, X ammalata, AA. X ammalata, potremmo anche compilarlo così la tabella, mettere tutte le X ammalate per questa riga e poi metterci la Y in questo caso, la X ammalata in quest'altro, la Y in quest'altro caso. Poi possiamo mettere la A, questo genitore qua, la mamma, darà soltanto la A in questa riga, A e A. E da questa parte avremo già messa la A, un'altra A di qua, uno 0 di qua e questo 0 di qua. Quindi procedo ancora, andiamo lentamente così riuscite a capire con calma. Qui di nuovo, X sana e X ammalata, B e A. Ripeto, possiamo anche scrivere tutte le X subito qui, perché darà soltanto l'X questa riga, e qui combinarla con la Y,
qui la x ammalata, qui la y. Poi mettiamoci la b perché questo genitore, questa mamma è capace di dare solo la b in questa riga. Quindi la sua cellula uovo dà soltanto la b. Lo spermatozoo del papà dà una a, in questo caso dà uno 0 e in questo caso dà uno 0. Arriviamo infine a questa x ammalata anche da parte del papà, b e a. E qua abbiamo di nuovo. Mettiamo tutta la riga x ammalata, x ammalata, x ammalata. La combiniamo con y, quindi un maschio, x ammalata, quindi una femmina, e y. E poi qui riportiamo la b, e andiamo a chiudere con la a da questo genitore, lo 0 da questo genitore e lo 0 da quest'altro. Allora, cominciamo ad analizzare questa situazione che abbiamo ottenuto. Segno in colore arancione quelle che sono femmine. Abbiamo una femmina qui, doppia x, una femmina qui, doppia x e una femmina qui, doppia x. Questi sono tutti maschi, questi sono di nuovo tutte femmine. Femmina, 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 femmina. Tutti gli altri che sono segnati sono xy, quindi sono maschi. Andiamo a vedere come sono dal punto di vista della malattia. Allora, perché ci sia la malattia, non devo avere nessuna X sana. Allora, andiamo a vedere che cosa succede in questa situazione. Andiamo a distinguere tra femmina sana, che deve essere X e X, femmina portatrice sana, quindi un X ammalata e una sana, perché ricordiamo che basta una X sana perché il daltonismo non si esplichi, non diventi evidente. E ancora femmina malata deve avere entrambe le X ammalate. Il maschio può essere solo due cose, o ammalato perché è una sola X, o sano. Se la X è sana, il maschio sarà sano, se la X è malata, il maschio sarà malato. Non c'è questa possibilità intermedia della femmina che è portatrice sana perché ha 2X, appunto. Allora andiamo a vedere queste situazioni. Andiamo a vedere quante sono le femmine sane. Femmine sane devono avere 2X sane. Qui non c'è nessuna. Qui non c'è nessuna. Vedete che tutte le X hanno almeno qualche cosa di ammalato, quindi femmine sane 0. Portatrice una X sana e una malata, eccola, malata e sana, 1, questa no, questa sì di nuovo, 2, questa 3 e questa 4. Abbiamo 4 casi di femmine X col puntino, X malata e X sana. Andiamo a vedere le malate, completamente malate, doppia X ammalata, questa siamo 2, 3 e 4. Delle 8 femmine il 50% è portatrice e il 50% è malata. Andiamo a vedere i maschi. I maschi possono avere soltanto una X, hanno soltanto una X, quindi può essere o ammalata o sano. Il maschio X ammalato sarà malato oppure sarà sano, non ci sono vie di mezzo. Andiamo a vedere quanti hanno l'X malata dei maschi. Eccoli qua, 1, 2, 3 e 4. 4 casi e 4 casi anche gli altri. X sana, 1, 2, 3 e 4. Ci sono però ancora delle altre combinazioni che ci interessa vedere. Ci interessa vedere cosa combinano i gruppi sanguigni. Questo gruppo sanguigno qua, ecco, riporto quest'altra situazione. Mettiamola qui. Allora, per quanto riguarda il gruppo sanguigno, questo primo, AA, sicuramente avrà un fenotipo A. Questo qui, AA, sarà un fenotipo A. Questo ha sia l'A che la B e quindi sarà AB. E anche questo ha sia l'A che la B e quindi sarà AB. Quest'altro doppio A, quindi sicuramente fenotipo A e fenotipo A. BA, di nuovo AB e AB come fenotipi. Quest'altro A0, ecco, questo è eterozigote. Quindi il genotipo eterozigoto vuol dire che c'è sia la A che lo 0, ma noi lo vediamo come fenotipo, fenotipo ricorda ciò che noi vediamo, il fenotipo di tipo A e quindi segno la A. Qui A0 di nuovo vedo la A, qui B0 qui vedo la B e qui B0 e vedo di nuovo la B.
Qui a 0 vedo soltanto la, a 0 di nuovo vedo soltanto la, b0 vedo soltanto la b e b0 vedo soltanto la b. Ecco allora che per quanto riguarda i gruppi sanguigni ho A, B, AB, 0. Vediamo quali di questi, quali concentrazioni, quali quantità di questi io riesco a trovare. Portiamolo qui accanto e andiamo a contarli. Allora, di A ne ho 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce ne sono 8. Andiamo a segnarli in nero. 8 di tipo A. Di B ne ho 1, 2, 3 e 4, li segno qui. Di AB ho 1, 2, 3 e 4, li segno qui. E gruppo sanguigno 0, come vedete, nessuno, perché l'unico modo per avere un fenotipo 0 è di avere il doppio 0. E non c'è nessuno di questi casi. Quindi potrò dire che il 50% dei figli sarà A, il 25% sarà B e il 25% sarà AB. Dovremmo combinare questa situazione con questa che abbiamo qua e quindi andare a vedere quanti genitori, in questo caso state a vedere, abbiamo, provate a pensare voi prima che lo dica io, abbiamo questo che è doppia X con una X malata, quindi è una femmina portatrice, questa è una femmina portatrice sana di gruppo sanguigno A, questa è una femmina malata di gruppo sanguigno A. Vediamo qui, questa è una femmina portatrice sana di gruppo sanguigno AB e questa è una femmina ammalata di gruppo sanguigno AB. Questo, questi sono i maschi, è un maschio sano di gruppo sanguigno A, questo è un maschio ammalato di gruppo sanguigno A, questo è un maschio sano di gruppo sanguigno AB e un maschio ammalato di gruppo sanguigno AB. Passiamo a questo. Questo doppia X, quindi sono tutte femmine, questa è portatrice sana, gruppo sanguigno A, risulta solo la A, vedete che l'abbiamo scritto qui, risulta la A come fenotipo, lo 0 lo dimentichiamo, appunto fa parte del genotipo, a noi interessa il fenotipo in questo momento. Questa è una femmina ammalata, perché entrambe le X hanno la malattia, femmina ammalata, gruppo sanguigno A, femmina portatrice sana, gruppo sanguigno B questa volta, perché il 0 non si vede, si vede solo il B, e femmina malata di gruppo sanguigno B. Infine, maschio sano di gruppo sanguigno A, maschio ammalato di gruppo sanguigno A, maschio sano di gruppo sanguigno B e maschio ammalato di gruppo sanguigno B. Gruppo sanguigno, appunto, ce l'avevamo in quest'altra colonna. Allora, alla fine voi potete riportare un'indicazione simile a questa. Ecco, riporteremo queste, questi qua sono le varie tipologie di figli che possiamo avere, ce ne sono 8 di tipi, di cui 4 maschi e 4 femmine, femmine portatrice sana A, femmine daltonica A, si va a fare il conteggio e si segna quanti casi su 4 per 4, 16 casi, qui sono 4 casi per 4 casi, quindi sono 16 casi possibili, e andiamo a riportare quanti di ognuno di questi è presente.